Amo viaggiare, mi trovo per queste vacanze natalizie in Romagna. Sono a Cesena, nella fantastica Piazza del Popolo, dominata e contornata dalla rocca malatestiana dell'epoca dei Malatesta. Un quadro meraviglioso, fantastico, parliamo del 1300-1400, delle arcate, torri e quant'altro, una fontana peraltro fantastica, davvero divina. Vedete, io non sto qui a farvi così il documentario su Cesena, basterebbe andare su internet e si trova tutto. No, voglio farvi vedere come Cesena viene amministrata bene, splendidamente, e come invece Taranto viene amministrata da incapaci politico-amministrativi guidati dall'incapace massimo, Rinaldo Melucci. Vedete, oltre alla pulizia ordinaria, che qui a Cesena abbonda, cosa perfettamente sconosciuta a Taranto, c'è la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, la esaltazione di questo patrimonio, la cura, il rispetto. E voglio farvi un esempio per tutti. Guardate, questa è la fontana 1300, uno splendore artistico, ma guardate com'è pulita, il marmo, come viene levigato, pulito, stricato, diremmo in dialetto tarantino. Guardate le acque, come sono limpide, guardate, non c'è una traccia, un minimo di melma. Ci si può specchiare, ci si può lavare dentro. E pensate un attimo alle vasche della Concattedrale di Taranto, un'opera di valore artistico enorme, quella concattedrale, le vele di Gioponti che si dovrebbero, la vela della Concattedrale che si dovrebbe riflettere nelle acque contenuta nelle vasche, vasche ridotte a una latrina, a una palude, a qualcosa di vergognoso e di osceno, perché noi abbiamo a Taranto un incapace, un branco di incapaci politico-amministrativi che non sono all'altezza di fare niente se non di deturpare Taranto. Venite qui, venite, venite, imparate, vedete, guardatele queste acque, guardatele, guardate e imparate ad amministrare. Non è possibile, una città che peraltro, grazie allo splendore, alla valorizzazione, alla cura maniacale dei particolari, riesce a crescere, perché è una città universitaria, perché è una città che attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale riesce a fare economia, economia. Guardate le attività commerciali, guardate. A Taranto c'è il deserto, c'è l'abbandono. La nostra città vecchia solo un tratto conosce di crescita, quello che va dalle colonne doriche fino all'università, poi si ferma tutto, piazzetta San Francesco, guardate che spettacolo. Lo dico, credetemi, non perché voglio sputare nel piatto in cui mangio, ma perché voglio che quel piatto sia pulito, un piatto, quello della realtà tarantina, che è più che mai sporco, è un piatto che è stato sporcato da incapaci. Io non avrò pace fin quando non ripulirò questa città, e la ripuliremo insieme, in tutti i sensi. Li dobbiamo ripulire dalla politica, dobbiamo spazzarli via, dobbiamo rendere il territorio appetibile, dobbiamo rendere il territorio attrattivo, valorizzare il nostro tesoro storico-artistico, come si fa qui, come si fa a Cesena. Caro Melucci, vieni qui, impara, vai dal sindaco, vai dall'assessore ai lavori pubblici, vai dal presidente dell'azienda di nettezza urbana e di: io non so fare niente, mi spieghi come si fa qualcosa? Almeno apprezzeremmo la tua buona volontà. Neanche questo. Signori, da Cesena è tutto. Voglio portare a Taranto il modello della sana amministrazione, delle amministrazioni virtuose. Ecco perché sono qui, anche per questo, per fare una bella vacanza, ma anche per imparare e portare, ripeto, i modelli virtuosi nella nostra Taranto.